Come avete potuto vedere l'andinismo, quindi la, la scuola di guide per la montagna eh, in Perù e i rifugi sono soltanto una, eh, una piccola parte, una piccolissima parte di un'opera molto più grande, tutte queste, eh, ecco, queste attività che avete visto in sintesi in questo documentario. Io comincio a parlarvi invece dell'avventura della montagna, dell'andinismo. E vorrei introdurre questo eh, cammino per los Andes, cioè una via per le Ande, un, un sentiero per le Ande, parlandovi di un'esperienza personale, eh, una delle esperienze che mi hanno appassionato di più per tutta la vita, proprio quella di trovarmi in movimento eh, nell'ambiente naturale, nelle montagne, in cerca di una via, una via, che, eh, una via incerta, una via non già perfettamente segnata a volte addirittura una via invisibile, eh, perché può capitare di essere in un ambiente completamente sconosciuto e magari completamente immerso nella nebbia e eh, avere l'impressione di non sapere dove si può andare. Ecco, io ho cominciato da ragazzo a essere appassionato, attratto ecco, proprio da delle domande, da delle forti domande su quale può essere il nostro rapporto con la natura, con la montagna. E che cosa succede se proviamo a lasciare la nostra vita di città, prendere con noi solo poche cose, quelle che ci stanno nello zaino, e immergerci ecco, in un lungo cammino tra le montagne, e vedere che cosa succede, come rispondiamo noi, come risponde la natura. L'ho provato la prima volta a 19 anni, eh, mi vedete qui ormai 31 anni fa, 32 anni fa, e. Mentre attraverso le Alpi da Ventimiglia a Trieste, un viaggio a piedi di 81 giorni, in cui assieme ad altri amici ecco, abbiamo potuto conoscere un po' tutti gli ambienti delle Alpi, dalle cime ai villaggi, ai boschi, ai pascoli, ai ghiacciai. Un'esperienza che ha cambiato la mia vita, eh, proprio perché andando in modo così. Eh, semplice, portando con me il minimo indispensabile, non avevamo nemmeno la tenda, non dormivamo in rifugio, eh, dormivamo all'aperto col nostro sacco piuma. Ogni giorno in un luogo diverso, secondo di dove eravamo arrivati, ecco, mi sono sentito in qualche modo accolto dalle montagne. Un po' come se la via si aprisse da sola davanti ai passi miei e dei miei amici. Eh, mi ha dato, una, mi ha rivelato, ecco, la possibilità di una fiducia. In qualcosa che è anche al di fuori dell'uomo che prima non conoscevo. E quindi per me l'alpinismo già da allora non è stato tanto il fatto di andare alla base di una montagna, scalarla per una via difficile e arrivare sulla cima. Ma ho scoperto che molto spesso è interessante quello che avviene non sulla cima dove si vede tutto, ma sotto alle nuvole dove bisogna cercare dove ci sono molte incognite, eh, dove c'è la possibilità di magari esplorare delle montagne sconosciute, sotto le nuvole, eh, senza sentieri, un po' come in un dedalo dove si immagina che ci possa essere una via per passare, ma ancora non la si conosce. E così, eh, soprattutto quando cala la nebbia, quando la visibilità è scarsa, eh, sembra che non si possa trovare, ecco, succedono... Le cose più eh, stupefacenti, il fatto di ritrovarsi a un certo punto sulla strada giusta quando non si riesce a spiegarsi come. Oppure anche salire su delle cime, delle cime avvolte nelle nuvole che non si sono viste né prima né dopo averle salite, e essere lassù nel biancore. Ma proprio questo dà una incredibile intimità, una sensazione di grande intimità che magari si perde quando si è circondati da una vista completamente aperta. Ecco tutto questo si può vivere in modi diversi, perché le strade anche in montagna, le vie in montagna possono essere segnalate. Eh, L'uomo può mettere dei segni in modo che tutti quelli che passano seguano sempre lo stesso percorso senza perdersi neanche nella nebbia. E poi noi ormai abbiamo eh, le carte da tanti anni, le carte disegnano le forme della terra, le forme delle montagne, anche zone Difficili da interpretare, labirintiche, ma una volta che abbiamo fatto esperienza eh, sulla carta praticamente i percorsi possibili sono già segnati. In qualche modo siamo indotti a seguire quello che noi stessi abbiamo disegnato. Oggi poi c'è addirittura il GPS: quasi tutti gli uomini d'avventura sono guidati dai satelliti del Ministero della Difesa degli Stati Uniti d'America, esattamente come i missili delle guerre contemporanee. Insomma, una persona che va in cerca di avventura, in realtà è diventato una specie di missile sicuro di raggiungere il bersaglio. Ma quale bersaglio? Un bersaglio stabilito prima, programmato. E se ci fosse qualcos'altro da cercare sulla Terra, qualcosa che noi non riusciamo a programmare? Ecco, a me è venuta sempre più voglia di provare a leggere direttamente la Terra, questi disegni straordinari che incontriamo sulle montagne o anche in altri luoghi dei vari continenti. Leggerli direttamente, ecco, non, non essere più guidato da qualcosa che abbiamo creato noi già in anticipo in modo da seguire una strada artificiale. Provare a togliere tutte queste cose, partire semplicemente con, con un'idea in mente, un'idea della terra eh, che vogliamo attraversare, un'immagine eh, approssimativa e il resto lasciarlo ignoto e provare a starci dentro per settimane, tante settimane di seguito in cammino e vedere che cosa succede. In fondo lo fanno gli animali, tantissime specie animali eh, compiono dei viaggi incredibili da un capo all'altro della Terra e sanno orientarsi, sanno trovare queste vie senza bisogno delle nostre bussole, dei GPS, delle carte, eh, dei telefonini. Eh, io ho pensato, se tanti animali riescono a fare queste cose e in fondo anche noi veniamo dalla natura eh, antica, eh, assieme a questi animali po nonostante lo sviluppo forse eccessivo del nostro cervello può darsi che riusciamo anche noi a fare le cose che fanno gli animali forse anche noi possiamo lasciare la nostra traccia sulla terra su una via che ci viene ispirata passo dopo passo man mano che andiamo e così assieme agli amici ho pensato una cosa che prima mi era sembrata incredibile dopo tanti anni di esperienza eh, perché sennò non, non sarei riuscito a immaginarla provare a partire per delle lunghe traversate in ambienti selvaggi lasciando a casa la mappa, la bussola, l'orologio, ovviamente il GPS, il telefonino, tutti questi strumenti moderni. Portare solo il necessario per sopravvivere nello zaino e per il resto provare a orientarci soltanto con i riferimenti della natura, lungo una via solo immaginata, ma che poi deve nascere da sé nel nostro rapporto con la natura. E quali sono i riferimenti principali? Per esempio il Sole. Il Sole gira, o meglio la Terra gira dandoci una visione del Sole che corrisponde a determinate posizioni a seconda delle ore del giorno. Se noi siamo in grado di eh, avere dentro di noi un senso naturale dello scorrere del tempo, osservando il Sole che può trasparire anche nella nebbia, ecco che abbiamo una percezione... Approssimativa ma sufficiente dei punti cardinali e possiamo così tenere una rotta. Lo stesso in una foresta estesissima dove non si vede niente all'esterno. Perché ci si dovrebbe perdere nel bosco? Basta osservare il sole, le ombre degli alberi, tagliare le ombre con un certo angolo, camminando così diritti anche per giorni e giorni senza problemi. Ci sono poi i corsi d'acqua. L'acqua trova una via naturale dalle montagne verso il mare. Ha una sua logica, una logica riconoscibile. Se noi osserviamo i corsi d'acqua e sappiamo in che tipo di bacino idrografico ci troviamo, ecco man mano che incrociamo dei fiumi, dei torrenti, quelli stessi ci danno un'idea della direzione che stiamo seguendo, così come possiamo seguire degli alvei come fossero delle vie naturali che collegano il mare alle montagne. E poi ci sono gli ostacoli, gli ostacoli in natura, ma l'ostacolo non è soltanto qualcosa che magari ci ferma, è qualcosa che si può aggirare, si può fare il giro e così eh, in qualche modo l'ostacolo stesso ci dice dove è meglio passare, provare a fare il giro e nel fare il giro si scoprono tante cose, si vedono le cose da tanti punti di vista diversi che noi da soli non immagineremmo. Ma ecco la situazione più straordinaria, il white out, dove tutto è bianco perché il terreno è fatto di neve, Nell'aria c'è nebbia e neve sospesa, chi sta davanti di noi è come se avanzasse nel latte, non vede assolutamente niente, c'è solo il vento, ecco il vento che preme da una parte del nostro corpo e si va avanti così sulla fiducia. Ho provato alcune giornate intere ad avanzare così e devo dire che è una delle esperienze più affascinanti della mia vita, ma come fa a funzionare una cosa del genere? Un, una prima necessità è quella di dimenticare la fretta, non bisogna... Avere fretta di uscire, di trovare, di arrivare alla meta, bisogna sapersi fermare e aspettare che qualche cosa si riveli, che ci dia un segno di dove stiamo andando, di dove siamo. Bisogna essere capaci di eh, fermarsi e di, e di pazientare, di costruirsi un riparo eh, momentaneo, provvisorio. E se siamo capaci di fare questo, ci accorgiamo che tutta l'ansia che potrebbe venirci ecco, scompare. Eh, Tutta la fretta che caratterizza il nostro tempo, la velocità di dover per forza raggiungere il risultato, è proprio quella che magari ci perde. Possiamo, mentre aspettiamo, provare a ricostruire i nostri movimenti sul nostro quaderno, immaginare di, di disegnare una terra invisibile. Scopriamo che il mondo intorno ci appare come un mondo relativistico. Potremmo aver girato da una parte, dall'altra, il vento potrebbe aver cambiato direzione. Non lo sappiamo. Ma ogni volta che per pochi atti mi appare un, un riferimento, ecco che allora ci si può ritrovare. Basta il sole per qualche istante, a una certa ora, ci rindica i punti cardinali, ripartiamo e si va sulla fiducia, si va per tutto il giorno sulla fiducia. Finché, ecco, quando si è usciti dal labirinto, dai luoghi più sconosciuti, a me è capitato tante volte proprio, in quel, proprio a quel punto una grande visibilità, si rivede tutto e allora è incredibile scoprire come la via percorsa senza sapere dove si stava andando era veramente la più logica. Ecco, è un fatto che non si può teorizzare, non è spiegato dalla razionalità, io semplicemente l'ho vissuto tante volte e come tale lo racconto. Quello che si incontra dunque in queste situazioni, eh, non programmate ma che eh, capitano avanzando in questo modo eh, hanno tutto un altro aspetto indicano gli SG si presentano con, con tutta un'altra meraviglia perché non, non sappiamo fino all'ultimo se arri arriveremo davvero a incontrare certe meraviglie della natura certi posti sconosciuti eh, se arriveremo alla conclusione eh, del nostro viaggio o andremo a finire in chissà quale altro posto. E comunque quello che posso dire è che andare con questo tipo di orientamento non eh, artificiale ma fondato sulla relazione tra l'uomo e tutto ciò che è al di fuori di noi e altro da noi funziona, funziona perfettamente. Ho fatto molti viaggi così senza mai perdermi veramente e arrivando sempre eh, nel luogo, alla fine, dopo molte settimane, nel luogo che avevo immaginato di raggiungere partendo. Ecco, a un certo punto di questa mia esperienza mi ritrovo a guardare nuovi, meravigliosi orizzonti sulle Ande, non più assieme ai miei amici italiani, ma assieme a amici nuovi, giovani delle Ande stesse, ragazzi peruviani che stanno imparando a andare sulle montagne. Come ho fatto ad arrivare qua, cosa mi ha portato? È stato un uh, alpinista italiano, Battistino Bonali, che fra l'altro è eh, nato, cresciuto proprio nel paese dove abito io, Bienno, in Valle Camonica, sulle Alpi. Eh, anche Battistino, un alpinista fortissimo vent'anni fa, tra i più forti in Europa sicuramente, e eh, anche amante dello sci estremo. Ecco, anche lui attratto da questo vuoto, da questo qualcosa. Disconosciuto, lui più sulla verticale che sulle grandi distanze. E forse anche per questo, perché anche lui aveva questa, questo desiderio di vedere eh, la fiducia di poter restare sospeso su questo vuoto, ecco, quando è andato in Perù per fare alpinismo si è accorto che c'erano anche altre, altre vie oltre a quelle classiche dell'alpinismo, non si poteva andare su quelle montagne senza coinvolgere anche i bambini, i ragazzi, i giovani eh, che a migliaia abitano quelle montagne. Quelle montagne dovevano essere salite assieme. Ecco che cosa intendeva Battistino, qual era diciamo, il suo cuore, ce lo racconterà ora in breve Aldo Moscardi che è stato un, un suo amico e un suo compagno di cordata.